Pause 50 seconds before the... Yes, this gave them approximately 50 seconds to release their parachute instruments and then to turn in the opposite direction and get away from the target area. I continued on course. Dopo 50 secondi la bomba si staccò. Dovetti virare di bordo il più rapidamente possibile per allontanarmi dalla zona ed evitare che l'esplosione danneggiasse l'aereo o noi stessi. Era una manovra che avevamo provato altre volte. Dovevamo anche, a questo punto, indossare occhiali molto scuri per proteggerci la vista dal lampo dell'esplosione. I miei compagni lo fecero. Lo feci anch'io, ma mi accorsi che non ci vedevo abbastanza per pilotare. Così li tolsi. In realtà l'effetto del lampo fu minimo. Mi accorsi che la bomba era esplosa perché la carlinga si illuminò. Fu un bel lampo, ma non dannoso alla vista. Un generale di aviazione a riposo nella base aerea di Ikam Field, Honolulu, Hawaii. Si chiama Paul Tibbets. Era colonnello e aveva 29 anni quando gli affidarono il comando del 509° gruppo speciale da bombardamento di stanza nell'isola di Tinian, arcipelago delle Marianne, Pacifico. Il 6 agosto 1945 il B-29 di Tibbets decolò da Tinian per una missione speciale. Questo generale di aviazione a riposo fu l'uomo che sganciò la bomba atomica su Hiroshima. Il 6 agosto 1945 arrivai in ufficio alle 8. Mi accorsi che mi mancavano alcune pratiche per incominciare il lavoro e la signorina Hiroshi era occupata. Allora scesi io in cantina dove c'era l'archivio. L'archivio del mio ufficio, che era l'ente per il controllo del combustibile della città di Hiroshima. Io, Eizo Nomura, ero un funzionario di questo ente. Mentre cercavo le pratiche, credetti di vedere una specie di lampo bianco e mi sentii improvvisamente mancare. Il freddo dell'acqua mi fece rinvenire. La cantina si stava allagando. Corsi fuori ancora annebbiato e mi trovai sulla riva del fiume. Una nube rossa e bollente avvolgeva ogni cosa. Mi sedetti sugli scalini. Quando riuscii a vedere ancora, notai che la cupola del padiglione dell'esposizione industriale era in preda alle fiamme. Non si sentivano grida o invocazioni, solo il fragore del fuoco. Poi alcune ombre apparvero, tutti stracciati, perdevano pezzi di pelle. Si chinavano sulla superficie del fiume per bere, ma vi cadevano dentro e la corrente li portava via. Ma torniamo a Tibbets. Continuai la mia virata e ritornai sulla città per vedere che cosa era successo. Bene, per prima cosa vedemmo la tremenda nube a fungo. Eravamo a 11.000 metri di quota, il tempo della virata, e la nube aveva raggiunto la nostra stessa quota. Cercai di vedere sotto la nube. Dove prima la città era chiaramente visibile, si potevano distinguere le strade e i giardini, adesso non c'era altro che una massa nera e fumante. Sembrava bollire come la superficie di un barile di catrame quando si asfalta una strada. Scaldano il catrame e il catrame bolle. L'effetto era identico. Vedevamo bollire la città. Prendemmo delle foto. Avevamo dei registratori e, secondo gli ordini ricevuti, registrammo le nostre impressioni. Tutti nell'aereo ebbero l'opportunità di fare una dichiarazione su quello che vedevano e su quale reazione suscitava in loro. Quanto a me, ero stupito.
Quando avevo sganciato bombe su qualche città in Europa, avevo potuto vedere il punto centrato in fiamme, ma il resto della città rimaneva chiaro e distinto. Qui invece non si vedeva nulla. Di tutta la città non era rimasto nulla da vedere. Una superficie eccezionalmente vasta per coprirla con una bomba sola. Quando viene fatta esplodere, una bomba atomica causa, primo, uno spostamento d'aria, secondo, un'ondata di calore, terzo, una irradiazione di particelle gamma. Lo spostamento d'aria, o esplosione vera e propria, è simile a tutte le altre esplosioni, solo su scala proporzionalmente maggiore. Nel caso di Hiroshima, si calcola che su 100.000 morti, solo 20.000 morirono per traumi causati dall'esplosione. La ondata di calore ha origine dal fatto che la temperatura al punto zero è di 6.000 gradi, simile cioè a quella del Sole. Produce scottature mortali anche a chilometri di distanza. 60.000 abitanti di Hiroshima furono bruciati vivi o scottati a morte. Le radiazioni gamma provocano conseguenze a carico degli organi ematopoietici, midollo osseo, del tratto gastrointestinale e del sistema nervoso centrale, in ordine progressivo secondo la quantità di radiazioni assorbite. I colpiti nel sistema nervoso centrale in genere non sopravvivono oltre i 5 minuti. I colpiti nel tratto gastrointestinale manifestano i loro sintomi: vomito, diarrea, emorragie, ulcerazioni di varie mucose esterne e interne e caduta di capelli entro un termine di 6-7 giorni. I colpiti negli organi ematopoietici, midollo osseo, hanno il 50% di probabilità di morte nei primi 2 mesi. I morti per sole irradiazioni a Hiroshima non superarono i 20.000, ma bisogna tener conto che anche le altre 80.000 vittime di traumi e ustioni furono certamente irradiate e che negli anni successivi una alta percentuale di irradiati morirono per gli effetti a lungo termine delle particelle gamma, varie forme di cancro e leucemia. Tutto quanto precede è estratto dal rapporto di una commissione di medici indiani che visitò la città qualche tempo dopo. Qualcuno morendo ha lasciato nell'intonaco l'impronta delle unghie. Gli operai che in questi giorni stanno ricostruendo il padiglione dell'esposizione industriale rilevano queste impronte prima di applicare un nuovo intonaco. Questo padiglione è situato a non più di 100 metri dal ponte a forma di T che servì da punto di mira per il lancio della bomba. Il ponte si chiama Aoyabashi. È il più importante della città. La bomba esplose a 560 metri di altezza. La Aoyabashi collega la parte terminale di quello che oggi è il Parco della Pace. 25 anni fa era un popoloso quartiere e si chiamava Zaimoku-cho. Cerchiamo di immaginarlo com'era quella mattina, 6 agosto 1945, ore 8:15. Gli uomini erano appena andati al lavoro, i bambini a scuola e le donne incominciavano a fare le faccende di casa. I negozianti aprivano le imposte. Una giornata come le altre, nonostante la guerra. Io sono Yoshi Inoue, giornalista della rete televisiva NHK. Mi sono sempre chiesto che gente abitasse qui, proprio nel punto dove è incominciata l'era atomica. Che tipi erano? Che facce avevano? Che cosa facevano? A quale famiglia apparteneva questo orologio rimasto fermo all'ora dello scoppio? Quale vecchio signore aveva scelto un'ora così insolita per passare in rassegna la sua raccolta di monete antiche? Quale madre affettuosa aveva preparato questa colazione per il suo bambino che andava a scuola? Del loro corpo non è rimasto nulla, erano al centro dell'esplosione, sono evaporati. Ma è rimasto di loro un qualche ricordo? Non sono passati che 25 anni. A un quarto di secolo di distanza, Hiroshima è una città interamente nuova. Ha 500.000 di abitanti e ne aveva 300.000. Era tutta in legno e ora è quasi tutta in cemento. Una città del miracolo nel paese del miracolo. Ma apparentemente senza passato. Una città dove una ricerca come quella del giornalista Inoue è particolarmente difficile.
In principio questa indagine non mi sembrò difficile. Andai all'anagrafe, avrei trovato i nomi e gli indirizzi degli abitanti del quartiere di Zaimokucho. Non li ho trovati. Solo i registri che avevano un valore storico erano stati evacuati, gli altri sono bruciati. Restano le denunce di morte di quei giorni, ma moltissimi decessi non sono stati denunciati, per la semplice ragione che di moltissime famiglie non è sopravvissuto nemmeno chi potesse fare la denuncia. La ricerca mi parve quasi impossibile, ma tanto più interessante. Il signor Fuji, figlio del presidente dell'associazione dei cittadini del quartiere di Zaimokucho, si è salvato perché era via, in guerra. Gli chiedo se può aiutarmi a ricostruire l'aspetto che aveva allora il suo quartiere. Lo conoscevo bene perché da giovane aiutavo mio padre nel suo lavoro. Distribuivo i comunicati alla popolazione e raccoglievo le tasse comunali. La mia pianta del quartiere incomincia a coprirsi dei primi nomi. Qui c'era un teatro, si chiamava Goshiki. Qui c'era un ristorante. Due porte più in là, una tavola calda. Vengo così a sapere che non lontano dal teatro c'era una cartoleria di proprietà di un certo signor Yagawa. Aveva una bella moglie e un figlio di 5 anni, Junzo. Mi salvai perché eravamo sfollati. Stavamo in campagna per paura dei bombardamenti. Anche mio padre e mia madre avevano chiuso la cartoleria e stavano in campagna. No, non si sono salvati. Quella mattina decisero di tornare al negozio per prendere della roba. Portarono con sé le mie due sorelle. Junzo Yagawa, il figlio del cartolaio, è impiegato delle poste in un paese a 25 chilometri da Hiroshima. Tiene nel suo ufficio la foto che i genitori si fecero fare il giorno delle nozze. La tavola calda era di proprietà di una vecchia coppia senza figli. Mi hanno detto che si chiamavano Watanabe, erano ancora vivi e abitavano a Shogoku. Sulla loro porta è scritto il nome di tutti e due. Ma il signor Watanabe è morto l'ottobre scorso. Non eravamo in casa, per questo siamo vivi. Cioè, io sono ancora viva. C'era la guerra, io cucinavo e mio marito andava ad aiutare in una fabbrica che lavorava per le forze armate. Ci andò anche quel giorno. Io andai in periferia a trovare una mia amica. Non mi successe nulla. Lui rimase cieco. Ora è sepolto qui, a Chogoku. Mi sembra che sia passato un secolo. Che cosa c'è da ricordare? Avevamo una tavola calda, poi siamo venuti in questa casa. Poi mio marito è morto e sta al cimitero.
Questo è il suo bastone. L'ha usato per 25 anni. Watanabe, Yagawa, non sono che due nomi fra tanti. Ho interrogato molti dei sopravvissuti, la mia carta si è coperta di nomi. Ma una cosa mi ha colpito, quanto poco ricordano, quanto poco vogliono ricordare di quel giorno. Certo ora io ho un'immagine molto più chiara del quartiere di Zaimokucho, luogo zero, anno zero dell'era atomica. So che il vecchio signor Uemura aveva la faccia sempre arrossata dal sakè. So che Chikoma, il direttore del teatro, organizzava anche negli incontri di lotta. La donna, ma come si chiamava, che serviva nel ristorante, era una bellezza. Il presidente, signor Fuji, ripeteva sempre che quelli che scappano durante i bombardamenti sono dei codardi. Trovarono il suo corpo davanti a un rifugio. Nel cortile del tempio c'era un vecchio noce e quando dal mare venivano i tifoni d'autunno era un gran spasso per i ragazzini del quartiere andare a raccogliere le noci. L'ultimo che ho cercato era un certo signor Mita che qualcuno mi aveva detto viveva ancora nelle baracche degli Ibakusha. Ibakusha vuol dire sofferente. Chiamiamoli atomizzati. Sono quelli a cui è stata distribuita una carta speciale d'identità che serve anche per le cure gratuite. Erano circa 100.000, 25 anni fa, qualcuno ancora nel ventre della mamma. Furono alloggiati in baracche come queste. Le ultime non sono state ancora demolite, ma le ho trovate vuote. Si dice che gli Bakusha siano diversi dagli altri, non solo perché sono dei malati, più deboli e si affaticano presto, ma anche perché sono malinconici e scontrosi, preferiscono frequentarsi solo tra loro. Quando una ragazza Ibakusha si sposa, subito viene in mente l'immagine di un figlio tarato. Gli effetti delle radiazioni sui cromosomi sono irreversibili. Il midollo osseo di quest'uomo ha perso la capacità di produrre sangue, perciò vive di trasfusioni. Il suo compito dopo l'esplosione era di seppellire i corpi delle vittime. Sono questi corpi che l'hanno irradiato. Questa donna aveva solo 2 anni allora. Non si è più alzata da letto. Questa vecchia passa le giornate a leggere la Bibbia. Due milioni di giapponesi e 100.000 occidentali visitano ogni anno il Parco della Pace, una distesa verde sotto la quale è sepolto il quartiere di Zaimokucho. Ogni anno si tiene una cerimonia commemorativa, ma pochi dei sopravvissuti vi partecipano. Del resto, ben pochi di loro vivono ancora a Hiroshima. La città è stata ricostruita da gente venuta da fuori ed è molto prospera ora. C'è un'acciaieria, 15.000 operai, i cantieri navali Mitsubishi, 9.000, e altre industrie. Si fanno aghi per cucire e navi, e anche il sakè, bevanda nazionale. Quali erano allora i vostri sentimenti verso i giapponesi? Credo che la risposta più corretta e più onesta sia che consideravo i giapponesi dei nemici, cioè un popolo con cui il mio paese era in guerra. Il mio compito in quel momento era di portare a termine una missione di guerra. Non c'era alcun sentimento personale in ciò. Era una responsabilità militare che imponeva di fare quello che dovevo fare. Sono passati 25 anni, credo che abbia riflettuto a lungo su quella missione di guerra. Credo che quella missione fosse assolutamente essenziale. Credo che salvò molte vite nonostante le vite perdute a Hiroshima. Salvò molte vite sia giapponesi sia americane. Concluse la guerra, rese inutile una sanguinosa invasione. Sono passati 25 anni. Ha raggiunto qualche conclusione personale? A volte è facile riflettere sul passato, a volte no. Considero gli avvenimenti di allora nella luce di ciò che effettivamente furono. E furono una necessità di guerra. Un avvenimento di guerra.
Certo, preferirei non vedere qualcosa di simile ripetersi oggi, glielo assicuro. La nostra inchiesta comincia qui, in un punto del cielo di Hiroshima. La nuova Hiroshima rinata dopo il 6 agosto del 1945. Ecco, stiamo sorvolando la città. Oggi Hiroshima è la terza città del Giappone, 500.000 abitanti. Ha 8 università e il più grande cantiere navale del mondo. Ecco, in questo momento stiamo sorvolando il punto in cui 24 anni fa volò l'aereo americano che portava la prima bomba atomica. Agosto 1945. Un B-29 americano sorvola il Giappone. In Europa la guerra è finita. Hitler si è suicidato. Ma sul Pacifico si combatte ancora. 6 agosto 1945. Il B-29 Enola Gay vola alto nel cielo. La bomba che ha chiusa nel ventre è costata 20 miliardi di dollari. 6 agosto, ore 7:30. A bordo del B-29 Enola Gay, il capitano Parson innesca la prima bomba atomica non sperimentale. Gli scienziati che l'hanno costruita hanno chiamato la bomba Little Boy, ragazzino. Per Hiroshima, una città del Giappone come tante altre, sta cominciando un nuovo giorno. Ore 7:55. Enola Gay sorvola il Giappone, a un'ora di ritardo sulla tabella di volo. Ore 8. I bambini si recano a scuola dopo la vacanza domenicale. I lavoratori affluiscono in città dai quartieri periferici. Ore 8, 14 primi e 17 secondi. Il maggiore Firiby inquadra nel proprio obiettivo un ponte di Hiroshima. Ore 8, 15 primi e 2 secondi. Il radiosegnale preannuncia di 15 secondi lo sganciamento della prima bomba atomica. Agosto, ore 8, 15 primi e 17 secondi. In questo istante, 86.000 persone arsero vive.
In questo istante, 72.000 persone subirono gravi ferite. In questo istante, 6.820 case furono sbriciolate e spazzate via dal risucchio di un vuoto d'aria, per chilometri d'altezza nel cielo. In questo istante, crollarono 3.750 edifici. In questo solo istante, raggi mortali di neutroni e raggi gamma bombardarono il luogo dell'esplosione, in un'area di 2 chilometri. La bomba atomica esplose a 500 metri dal suolo, al di sopra di uno dei pochi edifici in cemento armato della città, il Palazzo delle Esposizioni. Tutto intorno la sterminata distesa di casette di legno, circa 70.000, bruciò in un solo rogo. Ma questo edificio resistette. Oggi è l'unica rovina che resta a testimoniare. La chiamano il Duomo Atomico. Il suo messaggio: mai più un'altra Hiroshima. Il 6 agosto del 1945 mi trovavo a circa 1,5 chilometri da qui, verso nord. Ero appena tornato da fuori e stavo sulla porta di casa. Stavo per rientrare quando sentii un forte boato e allora misi istintivamente le mani dietro la testa. Fui colpito da dietro dall'ondata di calore. Sua moglie dove si trovava? Io stavo stendendo il bucato in giardino e anch'io fui colpita alle spalle. Non appena sentito il boato, fui respinto dentro casa dal fortissimo spostamento d'aria e rimasi schiacciato dal crollo della mia abitazione. Quando ripresi i sensi, mi trovai sepolto dalle macerie. Qua e là, tutto intorno, sentivo urla di uomini, di donne, di bambini che chiedevano aiuto. Naturalmente non sapevo neppure cosa voleva dire bomba atomica. Anzi, non la conoscevo nemmeno quella parola. Sul momento pensai che fosse caduta una grossa bomba vicino alla mia casa. Ma quando alla fine riuscii a fatica a tirarmi fuori dalle macerie che mi erano cadute addosso, mi guardai intorno. Non c'erano più case. Lo spostamento d'aria le aveva abbattute tutte. Qua e là erano scoppiati grossi incendi e fra la gente che correva non c'era nessuno che avesse addosso i vestiti. Quasi tutti erano completamente nudi, con la pelle bruciata che gli cadeva a brandelli dal corpo, il viso gonfio e insanguinato. Sembrava gente di un altro mondo. Tutta questa gente cercava di scavalcare le macerie, aiutandosi con le mani e con i piedi, per farsi largo, per fuggire. Tutto ciò che stava accadendo era troppo orribile. Avevo il fiato mozzato. Quella bomba, quell'unica bomba, distrusse tutta Hiroshima. Hiroshima divenne tutta una città di cadaveri. Ancora non si conosce il numero complessivo delle vittime con esattezza, ma approssimativamente di 420.000 abitanti ne sono morti subito e negli ospedali 240-250.000. Oltre 190.000 sono fuggiti via come impazziti. Io penso che il numero reale dei morti sia ancora più grande, ma sino ad oggi né il municipio di Hiroshima né il governo nella prefettura hanno fatto ricerche complete e quindi abbiamo solo una cifra approssimativa. C'era una sola parola per descrivere Hiroshima allora. Era l'inferno, semplicemente. Giovani e ragazze vagavano nudi per la città chiedendo acqua, acqua e ancora acqua e cibo, cibo, cibo. Erano semplicemente dei fantasmi che vagavano per Hiroshima. Hiroshima era una città fantasma. Naturalmente, i sopravvissuti non sapevano niente
di radiazioni o di contaminazione. Non sapevano di essere condannati a morte. Poi alcuni giorni dopo, a volte anche un mese dopo, o due mesi dopo, moriva. Ma prima, nei punti ustionati, cominciavano a formarsi moltissimi vermi, per cui questi corpi finivano per somigliare piuttosto a cibo guasto che a esseri umani. Era veramente l'inferno a Hiroshima in quel periodo. Ma il ricordo più tragico che conservo personalmente è quello della distruzione totale, della scomparsa di un uomo davanti alla sua porta provocata dalla bomba. Non era rimasta che l'ombra sulla porta e niente altro. Niente. Un uomo era sparito, evaporato. Era rimasta solo la sua ombra. Cosa le è successo dopo lo scoppio della bomba? Sono rimasto ricoverato all'ospedale per 6 anni, fra la vita e la morte. Da un lato per le numerose ferite e ustioni, dall'altro per una malattia interna provocata dal fatto che la radioattività mi aveva distrutto il midollo, quindi avevo la leucemia. Per molto tempo nessuno pensava che potessi sopravvivere. Soltanto dopo 4 anni sono nate le prime speranze. I danni dell'atomica non sono finiti il 6 agosto, ma anche oggi, dopo 24 anni, molta gente continua a perdere la vita per le conseguenze di quell'esplosione. Noi la chiamiamo la malattia della bomba atomica. Soltanto all'ospedale di Hiroshima, ospedale per i malati dell'atomica, ogni anno muoiono da 40 a 50 persone. I grandi paesi stanno continuando ad accumulare armi nucleari. Cosa accadrebbe all'umanità il giorno che queste armi venissero usate? Sarebbe la fine dell'umanità. La gente come me, che ha subito l'esperienza della bomba atomica, è in diritto di dirlo più di qualunque altro. Sarebbe la fine. Questo monumento si chiama la statua della bomba atomica. È dedicato a Sadako Sasaki, una ragazza di 16 anni che morì nel 1958 per la malattia della bomba atomica. Quando scoppiò l'atomica a Hiroshima, Sadako aveva appena 4 anni. Per 10 anni dopo l'esplosione fu una bambina sana e normale. Poi improvvisamente si ammalò. All'ospedale Sadako costruiva con le sue mani degli uccelli di carta, delle gru. Una leggenda giapponese dice che non si può morire se si riesce a costruire 1000 gru. Ma quando Sadako morì, appesa al suo letto c'era una ghirlanda di 990 gru di carta. Allora i compagni di scuola di Sadako scrissero a tutto il Giappone, chiesero contributi e vollero costruire questo monumento in ricordo della sua anima. Il monumento è stato costruito soltanto con i soldi inviati dai ragazzi, studenti delle elementari, delle medie, del liceo. Anche tutte le gru di carta appese là sotto sono costruite dai ragazzi, bambini e bambine di tutto il Giappone, che pregano per la pace. Sono gru offerte come pegno di pace e per ricordare l'anima di Sadako Sasaki e di tutti i morti della bomba atomica. Voi fate parte di un'associazione? Sì, è l'associazione delle gru di carta. Un'associazione di bambini di Hiroshima che sperano nella pace e che non vogliono che si ripeta la tragedia della bomba atomica. La nostra associazione cura la pulizia e la manutenzione del monumento. Siamo divise in turni. Tutte le ghirlande fatte di gru che vengono appese qui sono costruite dai bambini giapponesi. Anche oggi la corda era piena. Stacchiamo le ghirlande e le portiamo al museo, da dove vengono spedite in tutto il mondo. Ai capi di Stato, agli uomini politici, agli scienziati. Ma fra una settimana la corda sarà piena di nuovo. Dopo la guerra si seppe com'era nata la bomba atomica.
si seppe che era stata costruita a Los Alamos, negli Stati Uniti. Più di 10.000 fisici e tecnici vi avevano lavorato a fabbricare la bomba atomica. Quindi, dopo la fine della guerra, Los Alamos divenne per noi giapponesi un nome tragico. Anzi, direi, un nome orribile. Little Boy, ragazzino, fu il nome della prima bomba atomica costruita a Los Alamos e adoperata in Giappone per porre termine alla Seconda Guerra Mondiale. Il ragazzino era composto di uranio 235 e lo scienziato che l'aveva ideato disse che poteva funzionare senza essere sperimentato. Quindi lo mandammo subito all'isola di Tinian, pronto per essere usato sul Giappone. Tinian era la nostra grande base per i bombardieri, dove i B-29 stavano preparando l'incursione sul Giappone. Ma noi volevamo anche una seconda bomba atomica e per il secondo tipo di bomba fu usato un altro materiale, il plutonio. Il plutonio non era fissile, cioè non creava una scissione a catena come faceva il ragazzino. E perciò ci voleva un esperimento. Ecco, adesso se ci spostiamo andremo a trovare il grassone. Abbandoniamo il ragazzino e andiamo a trovare il grassone. Come vedete, il grassone è un'arma molto più grande. Dunque, in questo caso, invece di schiacciare insieme il materiale radioattivo, cioè il materiale fissile, si dovete formare una sfera di plutonio circondata da esplosivi per poi costringere il plutonio a restringersi mediante un'esplosione. E siccome non tutti gli scienziati erano d'accordo sul risultato, si dovette fare un esperimento. Lo preparammo nel deserto di White Sands, 170 miglia a sud di Los Alamos. Gli elementi che componevano la bomba furono trasportati laggiù, nel deserto del New Mexico, dove c'era abbastanza spazio, e piazzati su una torre. Era il 16 luglio 1945. L'arma funzionava. Allora prendemmo tutto il necessario per fabbricare un altro grassone e lo mandammo a Tinian in aereo e laggiù montammo una seconda arma pronta da usare in Giappone. Dunque, la prima bomba, il ragazzino, fu lanciata il 6 agosto 1945. Ebbene, la prima cosa che udii fu un rumore di passi rapidissimi e di grida nei corridoi e la gente che si precipitava nelle stanze gridando «Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta!» C'era una grande allegria in giro e devo dire che provai un senso di nausea all'idea che la gente potesse rallegrarsi per il fatto che era riuscita ad ammazzare 50.000 o 100.000 persone in una città. Credo che tutti gli scienziati un po' coscienti abbiano reagito come me, cioè abbiano provato una certa angoscia all'idea di aver fabbricato un'arma così terribile. Ma pensavamo che ciò avrebbe accorciato di molto la guerra e che a lungo andare avrebbe finito per salvare delle vite umane, perché ormai non ci sarebbe stata più necessità di combattere i giapponesi sul loro territorio con grandi eserciti. I capi militari giapponesi furono avvertiti che noi avevamo un'arma equivalente a 2.000 bombardieri tipo B-29. Il nostro presidente, Harry Truman, chiese loro di arrendersi, ma quando non risposero, lanciammo la seconda bomba, il grassone, sopra Nagasaki. Ciò mise termine al nostro impegno nella Seconda Guerra Mondiale. Tre giorni dopo Hiroshima, un altro B-29 solca il cielo del Giappone.
A bordo dell'aereo americano c'è l'ordigno al plutonio che a Los Alamos hanno battezzato il Grassone. La bomba esploderà su Nagasaki alle 11.02 del 9 agosto, sganciata attraverso una fitta coltre di nubi. L'inferno si ripete. Naturalmente Nagasaki per me fu un'esperienza terribile. Guardare una città disintegrarsi in un'immensa nuvola radioattiva. E si sapeva che c'erano degli uomini, delle donne, dei bambini. Praticamente si vedeva tutto sotto i nostri occhi. Io vidi la bomba cadere. Vidi e sentì l'esplosione. Poi dovemmo allontanarci dal raggio d'azione della bomba e più tardi tornammo e vedemmo la città avviluppata in un'enorme nuvola radioattiva, sormontata da un fungo gigantesco che arrivava a un'altezza di 1000 metri. E io sono un normale essere umano e, come puoi immaginare, provai delle sensazioni contraddittorie. Si capiva che lì c'erano migliaia e migliaia di esseri umani, uomini, donne e bambini, che si disintegravano in quella nuvola di fuoco radioattivo. D'altra parte mi dicevo, anche con la domenica per Harbor c'erano dei ragazzi americani che non avevano niente a che fare con la guerra. E anche loro erano stati distrutti all'improvviso, così, capisce? E poi noi eravamo costretti a farlo, mentre invece i giapponesi avevano scelto di farlo. Noi non avevamo scelta. Noi dovevamo porre fine alla guerra. Era quello il nostro compito. Ecco come la pensai allora, capisce? Fu un miscuglio di compassione, di senso di tragedia. Insieme c'era il senso dell'ineluttabilità della cosa. Noi dovevamo finire quella guerra al più presto. In quel modo furono sacrificate forse 100.000 vite, ma furono salvati più milioni di vite di giovani ragazzi americani e anche di tanti, tanti giapponesi, capisce? Professor Fukuda, secondo lei Hiroshima e Nagasaki furono determinanti per la fine della Seconda Guerra Mondiale? È una domanda difficile, ma se vuole la mia opinione è che fu così. Perché, capisce, il governo giapponese aveva discusso se porre fine alla guerra subito dopo Hiroshima o meno. E i pareri erano divisi in due. Continuare, una corrente era favorevole alla continuazione della guerra e l'altra voleva terminarla subito. E fu soltanto dopo l'esplosione della seconda bomba atomica su Nagasaki che l'imperatore del Giappone decise di porre fine alla guerra. I voti nel Consiglio erano pari, 3-3. Dunque, spettava all'imperatore decidere quale strada seguire. E l'imperatore scelse la fine della guerra. Ma tutto questo accadde solo dopo Nagasaki, perché prima, nel governo e fra i militari, correva la voce che gli Stati Uniti avrebbero potuto avere al massimo una bomba o due. Quindi, senza Nagasaki,
i militari avrebbero forse insistito sulla continuazione della guerra. Dunque, secondo me, la mia impressione è che la bomba di Nagasaki abbia avuto un ruolo decisivo nel porre fine alla guerra. Un ruolo decisivo. La bomba di Nagasaki aveva fatto credere ai giapponesi che gli americani disponessero di un arsenale atomico che in realtà non esisteva, perché quella bomba era l'ultima delle tre costruite a Los Alamos. Ma forse questa non è l'unica spiegazione. Hiroshima, Nagasaki. È cominciata così l'era atomica. Questo è l'altare delle vittime sconosciute. Là sotto riposano 62.423 morti. Nella lapide c'è un epitaffio che dice: riposate in pace, non ripeteremo più questo errore. Quindi ci troviamo davanti a una tomba dove i pellegrini vengono a pregare. Anche noi formuliamo una preghiera per le vittime. All'altra estremità del Parco della Pace c'è quel lungo palazzo un po' strano. Quel palazzo è il museo della bomba atomica. Dentro a quel museo sono esposti tanti materiali e cimeli del giorno in cui cade la bomba atomica. Adesso ci recheremo tutti insieme a visitare il museo. Allora seguitemi, per favore. Versi di un poeta di Hiroshima. Sono sopravvissuto e voglio essere vero. Ho deciso di spargere le lacrime che dovrebbero essere sparse sui cadaveri, dichiarandomi contro ogni guerra. Era il 6 agosto, a un'ora mattutina. Gli uomini e le donne stavano per cominciare il lavoro quotidiano, quando improvvisamente la città e tutti quanti furono spazzati via, feriti orribilmente tutti, e i sei fiumi si riempirono di cadaveri. Immaginate un racconto dell'inferno, sognato una volta. Andrei ovunque fosse come testimone di Hiroshima a proclamare la sua miseria. Sono sopravvissuto e voglio essere vero. Mai più un'altra Hiroshima.